Amici di montediprocida.com, sotto Natale come ogni anno inizia la rassegna natalizia di Monte di Procida e ad aprirla, dopo la giornata della Pro Handicap, ci sarà l'associazione teatrale Arché. Abbiamo qui alcuni dei protagonisti dello spettacolo di quest'anno, che sarà niente poco di meno che il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Abbiamo Eliana Mattella, io vorrei parlare prima con lei. Eliana, prego, raggiungimi. Eliana, che sarà la protagonista di questo spettacolo, prima domanda proprio secca: quando andrà in scena? Andrà in scena il 14 e il 15, cioè giovedì e venerdì sera, alle 20.30 qui al Laboratorio delle Arti. Perfetto, quindi giovedì 14 e venerdì 15 alle 20.30 qui al Laboratorio delle Arti di Monte di Procida. E come ti senti nei panni della protagonista? Vabbè, ovviamente c'è molta tensione, molta adrenalina, però siamo felici, siamo ottimisti e soprattutto ci stiamo divertendo moltissimo qui tutti insieme, e quindi siamo contenti così. Sì, è uno spettacolo che ci diverte e che soprattutto farà divertire. Abbiamo il fantasma di Canterville, il fantasma di Canterville. Lui è un fratello d'arte, perché il suo nome è Emanuele Cangiano. E il cognome forse vi dirà qualcosa, giusto? Forse, non lo so. Ovviamente è il fratello del grande Mario Cangiano, e quest'anno al suo debutto, insomma, da protagonista con Arché. Come ti senti, emozionato? Moltissimo. E allora fai un invito alle ragazze, ai ragazzi e a tutti i cittadini a venire giovedì e venerdì. Ci vediamo giovedì e venerdì al Laboratorio delle Arti alle 20.30 con il fantasma di Canterville, un personaggio molto tetro e esilarante. Sì, ma ci dai una motivazione per venire? Una. Arché. Basta così. Vestiti di scena, vestiti... Ah, questi sono i nostri giochini. Questi sono i trucchi, i gioielli, la mia valigia. No. La mia valigia. Non c'è. No. Ma come? Sei sicuro? Sì. Oh no, l'avrò dimenticata sulla carrozza. Ma non ti preoccupare, ma vedrai che se l'hai dimenticata in carrozza Washington l'avrà sicuramente presa. Ah, è già Washington l'avrà presa. No, non può essere! Non può essere! L'avevo appoggiata qua! Guarda, c'è ancora il segno sulla polvere! No, ma dove sarà? Papà, stai calmo, non serve assolutamente i nervosi. Si vedrai che appena arriveranno gli altri arriverà anche la tua valigia.